e le sue opere per far avvicinare la sua poesia ai fiorentini. La direttrice, che infatti è arrivata da poco in biblioteca, ha accettato volentieri la mia proposta e allora mi sono messa a organizzare. Prima di tutto mi sono rivolta a un mio amico Adam Manikowski, che era direttore della biblioteca Narodowa a Varsavia, perché nella nostra biblioteca non si aveva niente. Mosca è nata nel 1923. Comunque, per le... Non era sconosciuta, effettivamente. E allora Adam mi ha mandato proprio tutto materiale che poi ho esposto nella mostra. Poi mi ha fatto tanto piacere che l'unico editore di Milano, Vanni Scheibiller, ha messo alla disposizione non soltanto gente di Ponte, che ha edito proprio lui, e così dopo, ecco sì, questi sono anche i libri delle Ecobrassi, questi sono gente sul ponte, e poi, questo dopo, grazie. Ecco, gente sul ponte, e primo volume che praticamente è stato pubblicato da Vanni Scheibiller a Milano, proprio di delle poesie, e qui è stato il 9, no? Prima. Prima del Nobel, cioè, guarda la data. 96. Allora in occasione del Nobel, sì, in occasione del Nobel. Ah, perché Miłosz ha fatto negli anni 80. Ricordate Imre Miłosz, no? Che ha fatto anche il premio Nobel, sempre seguito. E poi mi ha fatto piacere che è venuta all'inaugurazione e poi ha regalato non soltanto questo libro per la biblioteca, questo è mio, ma comunque ha regalato per la biblioteca e poi altri due libri d'artista che ha regalato perché la sua moglie è polacca, Anna Kalczynska, che è una storica d'arte. Ora, io vi faccio vedere un po' omaggio a Wisława Szymborska. Questo hanno fatto proprio una... Come l'hai ottenuto? Un responsabile tesoro del restauro mi ha preparato. Bravo. No? Qui, da questa parte. Questo l'ho visto. Da volevo qui. Vedere se c'è la firma di Ted Kennedy, perché ci dovrebbe essere anche questa. Dopo questa è mostra di Szymborska.